Dietro ogni film, spot o serie TV c'è un'arte nascosta, ma ben visibile a tutti: la cinematografia. E Backlight vuole far luce su di essa. Io sono Davide Nicolicchia, direttore della fotografia e operatore, e in questo podcast ascolterai le voci e le storie di chi la crea. Benvenuti su Backlight. Ciao a tutti e benvenuti in Backlight, il podcast che fa luce sulla cinematografia. Io sono Davide Nicolicchia e oggi con noi abbiamo un colorist per ampliare un po' le nostre conoscenze con i ruoli che stanno a fianco al direttore della fotografia, e questo è uno veramente dei più importanti. E oggi andremo a scoprire di più il rapporto tra colorist e direttore della fotografia assieme a Danilo Vittori. Ciao Danilo. Ciao Davide. Grazie per essere qua, sono molto contento che ce l'abbiamo fatta ad organizzarci, è stata un po' complicata ma l'abbiamo portata a casa. Sì, non è stato facile. Perfetto, grazie per la tua disponibilità. Allora, partiamo subito, e come piace incominciare a me, cioè raccontati chi è Danilo Vittori, e cosa fai nella vita, diciamo, e come sei arrivato a questo punto, cosa ti ha spinto a diventare un colorist e il percorso che hai fatto per arrivare, diciamo, a fare il lavoro che attualmente svolgi. Allora, faccio questo lavoro, sono un colorist e lo faccio ormai da, diciamo, in maniera prevalente e continuativa da circa 11-12 anni. Ho cominciato nella post-produzione video nel 2004, quindi alla fine del 2004, appena uscito dal liceo, ho avuto la possibilità di entrare a fare un po' da assistente, multitasking dei vari reparti di una società di post-produzione. Nel frattempo mi ero iscritto all'Università di Roma, Storia, Scienza e Tecnica della Musica e dello Spettacolo, e però la vera svolta l'ho avuta, che è il motivo per cui poi sono venuto a conoscenza della color correction, l'ho avuta con un corso di effetti visivi organizzato dalla Regione Lazio, che durava circa 9 mesi, patrocinata da Cinecittà. E quindi ho avuto la fortuna di fare questo corso intensivo, 9 ore al giorno di corso, e gli ultimi 3 mesi erano proprio uno stage dentro quella che era la Proxima, che adesso non esiste più a Roma, ma era la società che si occupava degli effetti digitali all'interno di Cinecittà. E lì ho conosciuto una serie di ruoli della post-produzione di cui non avevo mai sentito parlare. E io sono romano, come forse si intuisce dall'accento, ho sempre girato cortometraggi scritti, prodotti con i miei amici sin da quando ho più o meno 13 anni, però montavo e basta, diciamo, a livello di post-produzione. Quindi tu li scrivevi o semplicemente li montavi? Cioè tu eri solo il montatore del gruppo? Anche... Oppure, ok. Sì, era, sai, un gruppo creativo, facevamo tutto insieme. Certo, quando avevi 13-14 anni, che certo. La tua prima, avevamo le handicam, le telecamerine, quelle con le DVCam, dei mini DV dentro. E quindi sì, conoscevo veramente pochissimo della post-produzione, e ho avuto la fortuna di fare questo corso che mi ha aperto le porte a una serie di cose. Contemporaneamente sono riuscito a propormi come assistente stagista tutto fare in questa post-produzione, all'inizio soprattutto nel reparto di montaggio, quindi ho fatto l'assistente al montaggio per diverso tempo. E poi nel fine 2005 si era presentata la possibilità di affiancare il colorist di una serie che stavo seguendo come assistente al montaggio, perché lui se ne sarebbe andato a breve, e insomma lì per lì mi chiesero a te interesserebbe fare un minimo di percorso formativo per la color correction. Io sì, a parte ero giovane, poi l'argomento mi interessava, ho sempre comunque scattato, ho fatto fotografie, mi è sempre interessato. E quindi sì, ho colto la palla al balzo. Ho cominciato colorando una soap opera fantastica, però comunque è stata una palestra gigante. Ho fatto circa 400 episodi in 2 anni di una serie, di una soap. Sì, quindi avevi un bel po' di allenamento nel mezzo, cioè nel senso comunque sì, una bella scuola. Era semplice, anche perché non so quanto, però comunque non era girata in pellicola, perché io comunque sono entrato nel settore quando era quasi finito il passaggio dalla pellicola al digitale, ok? Quindi ho lavorato su pellicola già scansionata e digitalizzata, però diciamo questa serie in particolare era totalmente digitale, una delle prime serie full HD se non sbaglio girate in Italia, però questo potrei sbagliare.
Quindi il lavoro non era complicatissimo, si trattava effettivamente di bilanciare, sistemare, però era un lavoro costante, lungo, abbastanza pesante. E che Da software lì si per un po' di anni. utilizzava, che software si utilizzava all'epoca per colorare? Allora, all'inizio proprio usavo sia DaVinci Resolve che Color, che era un software interno della Apple che poi è Sì, scomparso. ok. Sì, per qualche anno la Apple si era inserita nel mercato con questo software che in realtà era ben fatto, solo che non era il core business dell'Apple, evidentemente, quindi non è stato poi sviluppato ulteriormente. Sì, e diciamo che per un po' di anni, per i primi anni, ho fatto sia da assistente al montaggio e da colorist. Col tempo ho cercato di spostarmi il più possibile verso la Color, un po' perché ci vedevo un futuro, proprio ho detto schiettamente, un futuro lavorativo migliore. E montatori ce n'erano tantissimi, colorist ancora adesso non so tanti, ma 20 anni fa erano Ancora proprio meno, pochi. certo. Sì, perché comunque la Color, insomma, era completamente differente quando si faceva il laboratorio sulla pellicola, era proprio un altro lavoro completamente. E quindi niente, mi sono appassionato tanto da pagarmi, in realtà alcuni corsi me li pagarono direttamente i miei ex datori di lavoro, insomma la società per cui lavoravo, corsi di aggiornamento di Color con Apple, certificazioni varie, e poi qualche anno dopo vennero a presentarci un altro software che è un po' meno conosciuto, che è Assimilate Scratch, è un software inglese. Mi presentarono il software, aveva delle, insomma, delle caratteristiche funzionali per la post-produzione dove mi trovavo, diciamo. E quindi l'ho studiato, ho preso una certificazione, sono diventato uno dei tre certificati Assimilate in Italia. Questo soltanto per dire perché mi trovo a Milano oggi, perché nel 2015 mi arriva una telefonata da Edi, che è una post-produzione, la più grossa post-produzione di VFX in Italia, e dove cercavano qualcuno che usasse Scratch, perché effettivamente non c'era nessuno in Italia, e mi avevano trovato sul sito. Quindi uno degli altri utilizzatori di Scratch era appunto una supervisor colorist di Edi, e mi disse: vieni a fare, incontriamoci, facciamo qualche lavoro insieme, a noi servirebbe qualcuno esperto su questo software. Così, così è andata. Ho fatto qualche lavoro da freelance, poi mi hanno proposto di rimanere lì in pianta stabile per qualche anno, sono rimasto, e a fine 2020 me ne sono, diciamo, sono uscito da Edi e sono tornato, sono diventato freelance qui a Milano, quindi ho il mio studio. Ho continuato nel frattempo a fare corsi di aggiornamento quando servivano, sono diventato trainer Blackmagic 2 anni fa, per Resolve, sempre parte color, e basta, insegno in Svizzera in una piccola accademia di post-produzione e post-produzione audio-video. Ok, e insegni color Sì, correction. insegno, sì, post-produzione e color grading. Ok. E basta. Diciamo, principalmente adesso qui su Milano lavoro su prodotti, su commercial, quindi su prodotti pubblicitari, diciamo che è un 70%, e il restante 30% cerco di fare qualche film magari indipendente, cioè riesco comunque a fare dei film che magari posso, non ti dico scegliere, però insomma, Certo. in cui magari credo anche nel progetto, che mi diverte fare, così come cortometraggi e via dicendo. L'unica cosa che ho accantonato è la lunga serialità fiction, che ne ho fatta tanta quando stavo a Roma, e non è una cosa che Certo. sì, è la cosa che mi piace meno, diciamo, come tipologia di lavoro. Lavoro per Amazon Prime, faccio delle serie ma non fiction. Ok, sì. Ho visto che avevi fatto quelle con Fedez, avevi fatto anche il trailer di LOL Sì, faccio 2. una serie di serie unscripted, quelle tipo LOL, Celebrity Hunted, tutta questa. Sì, Sì, che in realtà sono una via di mezzo, insomma, tra serie e, diciamo, contenuti. Sì. Non si possono cioè chiamare diciamo proprio che serie TV, lì. mettiamola così. Sì, diciamo che lì il lavoro del colorist è abbastanza. È più un lavoro di tecnico e di bilanciamento. È complessissimo, perché LOL, ad esempio, è girato più di 50 camere, Eh cioè sì, ci poi sono delle sfide diverse. È di meno tipologie divertente, diverse magari. comunque, perché ci sono sicuramente le camere, magari sono remotate, poi Esatto, magari ci sono camere esatto. presidiate che Sì, sicuramente sono altre dalla ottiche. GoPro Certo. a. Esattamente. Quindi più un'uniformazione, diciamo, delle camere,
delle colorie delle camere piuttosto che, diciamo, color vere, cioè color grading, sì, mettiamola esatto, così, esatto. Più color correction, esatto, che color grading. Esatto, è più una color correction, esattamente, e non okay, tanto un creare look, diciamo. E quindi tu, ovviamente su Milano, questa ormai è una cosa che si sa, insomma, che su Milano ci sono tantissimi, si lavora molto di più sui commercial piuttosto che sui corti, eccetera. Sì, sì, sì. Ti piace lavorare sui commercial? Tu hai una predisposizione, diciamo, tu dici io faccio commercial, quindi è solo una questione che tu sei a Milano, quindi fai tanti commercial, oppure ti piace fare commercial, ma faresti anche un po' più magari di narrativa se ti fosse possibile? No, faccio, diciamo che quando, il primo anno a Milano non è stato facilissimo, perché io non avevo mai fatto commercial, ed è un mondo completamente differente, anche proprio a livello di color correction. Cioè, a me la cosa che, per esempio, lasciò un po' così, un po' basito, fu che io quando ero a Roma lavoravo costantemente col direttore della fotografia. Uh-huh. Ok, quindi, ma ancora adesso, se faccio un film o una serie, il direttore della fotografia ce l'ho sempre accanto, ed è, secondo me, è una cosa fondamentale, nel senso che, cioè, a parte che il colorist non ha il controllo, ovviamente, dell'impianto fotografico, perché quello è stato già fatto, no? Quindi certo, il direttore della fotografia sa da dove viene e dove può arrivare il prodotto che ha realizzato. E quindi per me questa era una cosa fondamentale, e onestamente ero pure un po' spaventato a stare da solo, perché poi a quel punto diventa la tua responsabilità sul look fotografico che darai al prodotto, quando di fatto probabilmente era già stato deciso, discusso da regia, direttore della fotografia e così via. Quindi all'inizio ci ho messo un po' per abituarmi a questo. Ovviamente il risvolto di questa situazione è che hai più, in qualche modo, spesso più potere creativo, cioè hai più possibilità di proporre. Mm-hmm. Ok? E questa, secondo me, è la parte divertente della pubblicità, ovviamente non di tutta, però, diciamo, una parte di quella, certo, che faccio mi consente di fare cose che a me piacciono, cioè, o quantomeno proporle. Quindi magari usare anche leggermente di più rispetto a quello che potresti fare su una serie televisiva standard, ovviamente non andando a vedere esempi fantastici, cioè non, certo, però, diciamo, nella media c'è più possibilità, secondo me, di espressione su alcuni spot, almeno per quanto riguarda me, piuttosto che su una serie TV. Con i film è diverso, chiaramente se prendi un bel film, ne ho uno per esempio in ballo che non vedo l'ora di fare a breve, che è un horror. Mm-hmm. Ed è, cioè, se prendi dei film di genere o dei film indipendenti dove puoi in qualche modo mettere del tuo, è sicuramente la parte più interessante in assoluto, certo, del mio lavoro. Cioè, sì, sicuramente sono le cose che preferisco fare. Quindi, se alla domanda no, il bilanciamento che ho trovato adesso è, per me è perfetto. Quindi, cioè, sei in equilibrio adesso. Sì. Cioè, mi piace fare pubblicità, ovviamente non faccio tutta bella pubblicità o tutti i progetti di cui vado fiero. Certo. Però riesco comunque a tenermi una parte di lavori narrativi che mi soddisfano, sì. Ok, e quindi diciamo che quindi nei commercial tu con chi, cioè non hai una persona a fianco che ti dice cosa fare, tu proponi dei look che a te piacciono e li discuti magari col regista, al direttore della fotografia? No, non così libero. Allora, dipende tantissimo dal tipo di produzione. E, per esempio, alcuni DOP ci tengono a venire comunque, cioè, non è che non vi è nessun direttore della fotografia durante la color. Non è così comune che ci sia qualcuno, non è così frequente che ci sia qualcuno in sala. Cioè, ti dico io come mi muovo, sì, e poi come a volte viene, come viene poi cambiato nel mentre. Allora, io tendenzialmente cerco sempre di capire in un progetto chi è il regista e chi è il direttore della fotografia, benché non sia sempre così ovvio sapere, cioè non mi arriva sempre questa informazione. Okay. Dipende dall'agenzia e dalla casa di produzione. Quindi una volta che adesso bene o male conosco gran parte dei registi, dei DOP italiani, comunque su Milano, quindi io scrivo direttamente al DOP, dicendo sto lavorando su un tuo progetto, hai qualche indicazione da darmi? Questo quando ovviamente non mi mette in contatto la casa di produzione, certo, o l'agenzia, cioè la peggiore delle ipotesi. Comunque io tendo sempre ad avere un contatto con l'IOP iniziale, sempre, perché comunque, come dicevo prima, è importante sapere qual era l'intenzione originale.
E qual è anche l'obiettivo a cui si vuole arrivare, no? Perché spesso dipende anche dai DOP, alcuni, come saprai, impostano una scena e sanno che quello sarà il 90% del risultato, altri la impostano e magari danno per scontato che quello potrà essere il 40%, cioè che poi in post si potrà Sì, dare un c'è look molto più parecchio lavoro comunque che aggressivo. si può giocare Esatto, parecchio su. dipende. Sì, molto dipende anche dal prodotto che fai, chiaramente. Cioè, se sì, dipende dal prodotto che fai, dal target, da quello che vuoi. Quindi, diciamo, una volta che ho preso i primi contatti, chiedo feedback, indicazioni, reference di qualsiasi tipo. Diciamo, il 50% delle volte viene qualcuno in sala della casa di produzione dell'agenzia. E che sono quelle un po' le situazioni più complicate da gestire. Infatti, quello che dico sempre ai giovani nuovi, nelle nuove leve, è che il lavoro del colorist è un lavoro di diplomazia gigante, come tanti altri, immagino, Certo, però beh, il nostro mondo in generale comunque il cinema e il video esatto. sono, non dico pura diplomazia, però 60-70% tutta, poi il resto è tecnica e altre robe, però se Sì. non sai Sì, parlare con le esatto. persone e rapportarti con loro è difficile che trovi una soluzione. Esatto. Sì, però il fatto che io spesso ce l'ho, non so, la pubblicità in genere è one shot, cioè un giorno fai la color, un giorno, quindi io magari mi ritrovo in sala con casa di produzione, agenzia e a volte regista e magari la pensano in 3 modi completamente differenti. Certo. Ognuno porta acqua al proprio mulino e quindi lì la capacità di mediare e non di far contenti tutti, però insomma di ragionare insieme, di trovare una soluzione che più o meno e accontenti tutti, insomma, quello è veramente una buona parte del lavoro, secondo me, quando lavoro in pubblicità. Ed è anche interessante, perché poi non è che dicono, cioè, ognuno ha il proprio punto di vista e non è detto che siano sbagliati, non so come, cioè, il regista ovviamente difende quello che ha girato, però magari il cliente ha anche delle esigenze diverse, insomma, bisogna trovare una quadra. Nel momento in cui imposto una prima versione di color, mando in genere delle stills in approvazione. Quindi, se c'è qualcuno in sala che approva, tanto meglio, perché io odio fare le cose da remoto, Remoto, certo. mandare link. Per me è una cosa che ha distrutto cioè che ha distrutto, che ha complicato tantissimo il nostro lavoro. La relatività di chi vede cosa Con che dove. schermo lo guarda soprattutto? Esatto, Che se lo guarda da esattamente. telefono, da un PC che non è calibrato, Sì. magari con un monitor Se in lo guarda ufficio in che non è spiaggia, fatto, se lo guarda in una certo. stanza al buio, quello Certo. sì. Quindi io infatti tendo sempre ad avere gente in sala, cioè preferisco avere persone in sala con potere decisionale. Quindi una volta fatto questo, quindi delle stills vengono approvate, vado avanti, quindi sistemo tutto quello che devo sistemare ed esporto un video per approvazione con i vari sistemi, Frame.io, FileMail, quello che è. E diciamo, normalmente su uno spot in serata consegno render e chiudiamo il lavoro Ok. così. Ma dato che hai citato questa cosa brutta che ci capita spesso, come tu da colorist che ti impegni tanto per magari rendere i colori reali, i contrasti in un certo modo, lo skin tone che sia giusto, il fatto che la gente alla fine 80%-90% delle volte lo vede su monitor che non sono calibrati, sicuramente non hanno la definizione e il dettaglio che Sì. tu vedi. Come ti fa stare? Cioè, secondo te è una cosa negativa? Nervoso, nervosissimo. Sì, dal fatto che tu ci perdi magari la giornata per fare il lavoro fatto bene Sì. e poi alla fine purtroppo viene visto da chi è poi alla fine il fruitore finale in maniera sbagliata, quindi in realtà sembra quasi come dire lavoro tanto e poi alla fine me lo fanno vedere in giro su un iPhone con il vetro rotto e dicono ah bello questo spot che hai colorato. Deve essere, penso, abbastanza frustrante. Guarda, è una domanda a cui ho risposto milioni di volte e più o meno la risposta è sempre questa. È vero, infatti è un grosso problema, non risolvibile in nessuna maniera, cioè non ci sarà mai un giorno in cui questo problema verrà risolto, almeno secondo me. Perché come dicevi tu, a seconda del supporto, del pannello, della situazione di luce, dell'environment, di una serie di cose, quello che l'occhio percepisce è diverso da quello che ho visto io nella mia sala con le attrezzature da migliaia di euro al buio, calibrate, ok, e questo è un dato di fatto. Però altrettanto vero che
che la color correction ha come primo obiettivo quello di bilanciare un film, ok? Quindi di renderlo coerente e di renderlo continuativo. L'obiettivo principale, almeno quello iniziale, è quello di renderlo armonioso, ok? Che tu guardi un film da una scena all'altra, non devi avere salti, ok? Almeno questo è il mio obiettivo. E questa qui è una cosa che non cambia, ok? Indipendentemente da quale dispositivo tu utilizzi per vederlo. Quindi il primo step, cioè il mio primo obiettivo, rendere un film uniforme e godibile, lo raggiungi comunque. Certo. Perché se anche tu hai un monitor con una dominante verde o con meno contrasto, lo vedrai un po' più verde, un po' meno contrastato, ma lo vedrai comunque, non ti disturberà vederlo. Non lo vedrai bello come potresti vederlo, cioè non sarà al 100% delle sue possibilità. E poi sì, confido un po' nel futuro, nel senso che io, per dire, il mio monitor controllo clienti, che è un 55 pollici, un LG che non vedi, ma ho lì davanti. Io calibro, i miei monitor circa ogni 6 mesi. Quel monitor lì avevo intenzione di calibrarlo. Con le sonde, ho una società che calibra per me. E, ho fatto invece una piacevole scoperta da MediaWorld, che si può avere la calibrazione dei monitor comprati lì, dei TV, un tipo 70 euro, con le stesse sonde, più o meno, con gli stessi sistemi che vengono utilizzati dalle società che calibrano monitor. Quindi io sono andato lì, ho detto, vabbè, investo questi 70 euro, ho comprato il monitor, e devo dirti, il risultato è accettabile. Ho dovuto solo sistemare qualcosa, cioè se tutti avessero il televisore così dentro casa, per me A sarebbe una posto. festa. Quindi io credo che nel futuro magari si cercherà di andare sempre un po' in questa direzione, di avere dei risultati sempre più standardizzati, quantomeno, anche perché con l'HDR entra una serie di ragionamenti, no? Tante informazioni in più, cioè i monitor devono essere affidabili, anche perché se no non ha senso pagare una quantità così, cioè così tanti soldi per uno strumento poco affidabile. Quindi ecco, la mia risposta è sì, non lo vedrai mai come lo vedo io, però sicuramente potrai apprezzare il fatto che sia ben che il film scorra fluido a livello generale. Che sia omogeneo visivamente. Ok, chiudendo un attimo l'argomento adesso, dato che parlavamo dei registi, eccetera, prendo un attimo una domanda che ci è stata fatta dalla community, da Aurora Ovan, che saluto, che è mia collega anche, e mi chiedeva, lei essendo regista ovviamente voleva un po' il punto di vista tuo, diciamo, col rapporto con il regista, chiede a che punto del progetto si confronta con il regista o comunque il rapporto tra preproduzione e color. Quindi in un Anche qui dipende. progetto, ok, vai, vai. Sì, ho capito. E qui anche dipende molto dal tipo di produzione. Quando stavo a Roma e lavoravo su film e serie, io spesso in preparazione, cioè andavo, facevo delle riunioni, ma ancora adesso, quando fai serie, insomma, ti capita di fare una riunione in preparazione, durante la preparazione, con reparto fotografia, con regia, per decidere insieme delle cose, cioè capire, o meglio, no, io non decido niente, però loro ti descrivono quello che vorrebbero raggiungere, quindi l'atmosfera che vorrebbero ricreare, e quindi magari ti chiedono cosa ne pensi se in questa scena qui la impostiamo con una luce più calda, cioè ci si confronta, c'è del confronto iniziale, anche perché, senza tirare fuori argomenti troppo lunghi e complessi, adesso spesso sul set vengono utilizzate delle LUT, okay? Dei file che in qualche modo restituiscono già al file girato un look che vada più o meno in una direzione predecisa, quindi impostata precedentemente su dei test, su dei provini camera e Che via fai tu in dicendo. caso questa latte? Che faccio io nella migliore delle ipotesi, cioè nel Ok. senso, se il DOP, quell'horror di cui ti parlavo prima, che dovrò fare, per esempio, l'ho fatto così con un regista, con un DOP, cui lavoro benissimo, lui mi mandava ogni giorno un take, un chuck girato, io impostavo delle LUT che gli rimandavo sul set. Sono impostazioni abbastanza basilari, però è utile, perché così lui, andando avanti, io gli dico, guarda, qui non riusciamo ad arrivare a quello che speri, chiudi, oppure questa qui secondo me lasciala neutra, la freddiamo dopo, cioè sono delle cose su cui ci si confronta. Quindi io, cioè, per me la cosa migliore è sempre un rapporto continuo, almeno col DOP, cioè a me è la cosa che, per me, ma perché io poi ho imparato tantissimo dai DOP, onestamente, cioè non,
non posso lavorare sulla fotografia di un film se non so come minimamente ragiona un DOP o come si muove sul set, cioè o quello, anche solo se, un, se so che c'è un budget da 50 euro o un budget da 2 milioni di euro, e chiaramente per me è importante sapere anche che tipo di attrezzature magari vengono utilizzate, quali possono essere i limiti, no? Che mi trovo, certo, con cui mi troverò a combattere dopo. Certo. E quindi sì, per me deve esserci massima sinergia dall'inizio. Ok, e quindi il regista c'entra fino a un certo punto, perché magari dici lui già si rapporta col direttore della fotografia e poi tu ovviamente fai riferimento al direttore della fotografia che in quanto sottoposto, diciamo, questo dipende dal regista. Ok. Dipende dal regista. Altri registi sono particolarmente attenti alla fotografia, altri sono molto attenti al montaggio, dipende, altri a tutto, cioè dipende da quanto il regista si fida del DOP o quanto semplicemente voglia dire la sua e non lasciare. Secondo me, almeno nei rapporti con me, sarebbe bello se il regista e il DOP fossero perfettamente allineati e a me e io avessi come unico referente il DOP. Ok, ciò non toglie che io preferisco comunque, diciamo, un regista con le idee chiare, che sa dove vuole andare, in che direzione vuole andare con la fotografia, per me è indifferente, cioè nel senso l'importante è che uno sappia che direzione prendere in maniera coerente, ecco. Certo. E invece col DIT, cioè comunque il DIT non dico che fa più o meno il tuo lavoro sul set, magari sulle serie o sul cinema, però comunque c'è un rapporto anche tra voi due, oppure no? Cioè tu magari prepari delle LAT fatte prima per il direttore della fotografia, però il direttore della fotografia, se tutto va come deve nei set attuali, magari quelli un po' più grossi, c'è la possibilità, ci sarà un DIT che prepara questa cosa. E il tuo rapporto col DIT, c'è un rapporto oppure è una cosa in cui si interfaccia il direttore della fotografia in quel momento e basta? No, anche qui dipende dal prodotto. Mi dispiace dirti sempre dipende. No, beh, ma certo, è molto vario, certo. Esatto, casi completamente differenti. Se il DIT è forte ed è in grado di gestire un processo, un workflow dall'inizio alla fine, finché arrivano a me le cose, ben venga. Cioè, nel senso, anzi, tanti DOP si portano il loro DIT perché si fidano. Io magari li conosco, poi ci parliamo dopo, capiamo quello che è stato fatto. Io collaboro tra l'altro qui a Milano con i Color Shape, che sono un po' il gruppo di IT più grosso, e con loro abbiamo fatto tanti incontri. L'anno scorso ho fatto, diciamo, abbiamo pilota. Parlato per un giorno. Ah, ok, tipo un meeting? Sì, diciamo che loro volevano sapere, volevano conoscere alcune funzionalità di DaVinci, di Resolve, che potevano essere utili a loro. Io avevo bisogno di dirgli determinate cose per semplificare il lavoro di tutti, cioè nel senso, perché a volte il DIT a volte mi arrivano dei progetti di Resolve già fatti, ok, con miliardi di nodi. Ok, la struttura modale di Resolve, quindi ogni nodo è un'impostazione, certo, di color, che se dal punto di vista del risultato può essere utile sul set, in post-produzione a me complica tantissimo le cose, perché ogni color sta il proprio metodo. Certo, poi devi andare a capire ricevere un progetto, cosa c'è dentro quel nodo, cioè nel senso magari non è sempre facile capire cosa semplicemente io l'avrei fatto, in maniera diversa, ok? Semplicemente la struttura, i nodi in Resolve hanno delle precedenze, per cui anche lì capire come ha ragionato non deve essere il mio lavoro, per cui quello che io ho detto, che dico ai DIT con cui collaboro, insomma, con cui siamo amici e ci conosciamo, è fare le cose più semplici possibili e poi arrivare al risultato giusto in post-produzione, ok? Perché tanto non ci si arriva sul set, cioè si possono fare le impostazioni di base, ma per una serie di motivi tecnici e non solo, non puoi arrivare al risultato finale sul set. Puoi fare dei bei giornalieri, ma comunque sarebbe meglio farli con l'ausilio di una post-produzione o di un colorist. E quindi ecco, l'unica, io ho rapporti con i DIT, sì, cioè sì, spesso, però se il DIT è bravo non c'ha bisogno di chiamarmi, cioè mi manda già il progetto, le cose fatte, funziona tutto. Spesso io butto quello che è stato fatto e lo rifaccio, ma ho una traccia, ok, io so che cosa, qual era l'intenzione del DOP sul set. È chiaro che se fai una color complessa già sul set a me diventa più difficile
ripartire da zero e anche andare a muovermi su un progetto non mio è altrettanto complicato. Certo. Ok, chiudiamo un attimo questa parentesi qua e passiamo un attimo a una tua creatura, diciamo. Tu sei uno dei co-founder, diciamo, di un collettivo, Not Bad Collective. E raccontaci un po' come è nata l'idea di creare questo collettivo e da chi si compone, quindi chi fa parte di questo gruppo e come lavora. Ok, allora, il collettivo, allora il collettivo è in realtà il progetto per cui ho deciso di rimettermi freelance qui su Milano. Io in Edi, nella posta dove lavoravo, stavo benissimo, cioè era un posto bello dove impari tanto, UFX ad altissimo livello, ovviamente non, la color non è il core business, per cui non lo so, lavoravo tanto, lavoravo bene, però mi mancava qualcosa. E un giorno, parlando con Diego La Rosa, che è un altro dei fondatori del collettivo, è un altro colorist fortissimo qui a Milano, e noi ci conosciamo già da qualche anno perché lui era venuto a rubarmi del lavoro in Edi. E da nemici ad amici dice, in un attimo, insomma. Esatto. Ho detto, ma perché non facciamo un gruppo di colorist in cui noi non siamo una post-produzione, ci tengo a dirlo perché all'inizio si è creata una confusione, cioè si è creata confusione, cioè diverse post ci hanno chiesto, ma quindi adesso siete una società, come, insomma, non siamo una post-produzione, siamo proprio un collettivo, cioè siamo delle persone, dei freelance con degli interessi comuni. E, tutti freelance, ognuno indipendente, ognuno con delle caratteristiche abbastanza diverse. E, quindi vabbè, diciamo, l'idea è nata da Diego. Diego mi chiama, facciamo questa cosa. E, io diciamo, in un paio di mesi ho deciso, ho lasciato Edi e l'abbiamo messa in piedi, coinvolgendo un terzo elemento che è un altro siamo tre fondatori, diciamo, che è Michele Ricossa, ha vinto un Oscar quest'anno, quindi ecco, potrebbe bastarti questo, nel senso che ha partecipato al documentario non so se l'hai visto, sul mini documentario sull'elefante che ha vinto l'Oscar Ok, l'ho quest'anno. sentito, non l'ho visto, però ho sentito, cioè sapevo che aveva Sì, vinto. ma sai, è uno di quei lavori di cui magari non è il suo lavoro cardine, cioè non è la cosa su cui avrebbe puntato nella vita, però comunque è stato un progetto bello, portato avanti bene e ovviamente tanto di cappello, cioè insomma, quando vinci un Oscar per un film generale, insomma non ha vinto miglior montaggio, ha Certo. vinto miglior mini documentario, è comunque un premio a tutti, quindi Certo, insomma ovviamente. mega tanto entusiasmo e tanta stima ed è fortissimo. E lui lavora a una società in India, lui lavora un freelance ma lavora circa 6 mesi, 7 mesi all'estero e il resto del tempo viene a riposarsi qui in Piemonte. Quindi vabbè, abbiamo creato questo con dei principi abbastanza vaghi, nel senso che l'idea nostra era creiamo un gruppo in cui ci sia confronto, che per me è la cosa fondamentale. Diciamo, noi colorist siamo pochi, a Milano, insomma, diciamo in Italia non so tantissimi colorist, magari adesso un po' di più, ma c'è competizione, chiaramente, e dal mio punto di vista abbastanza sana, cioè io ho insomma, rapporti, parlo con tutti i miei colleghi, competitors, quello che sia, anzi, l'idea del collettivo un po' è derivata anche un po' da una situazione che già esisteva qui a Milano, perché tre colorist grossi qui hanno preso uno studio insieme, però non si sono strutturati, hanno semplicemente preso uno studio insieme, ma penso che anche il loro obiettivo fosse questo: collaboriamo, confrontiamoci, aiutiamoci. Certo, ci E passiamo i noi lo lavori abbiamo magari fatto. se non riusciamo a farli, insomma c'è anche un po', immagino anche uno scambio Sì, di esatto, lavori, quello infatti una adesso ti copertura, sì, diciamo. arrivo. Sì, Ok. diciamo quello, a noi interessava molto la parte di condivisione di know-how, nel senso che ognuno di noi è forte in qualcosa, o cioè magari ha delle skills particolari, non so, io ho lavorato tanto in post-produzione con VFX, quindi magari mi reputo abbastanza abile a trattare con materiale 3D, integrazioni del genere. Michele lavora in ASUS, in HDR da quando è nato, quindi insomma tutta una serie di scambi che riusciamo a fare soltanto, cioè per una sola persona è complicato sapere tutto, no? Tutto Certo, insieme, sì. invece magari in più riesci ad avere più nozioni. E
Poi sì, sicuramente lo scambio dei lavori, o perlomeno l'aiuto, perché comunque il nostro, l'idea iniziale nostra era proprio questa. Non so se tu conosci, se conoscete Company Tree, sì, sì, sicuramente, che certo. Non so, è la società di Colores più grossa, più grossa al mondo, certo. E lì è un po' così, tu vai nel loro sito, hai una lista di colorist tra cui puoi scegliere, poi loro ovviamente sono tutti top level, quindi insomma dove scegli, scegli benissimo. Male non ti va se vai lì, insomma. Esatto, e quindi un po' il nostro obiettivo era quello, perché in Italia non ci può essere un gruppo di, una, sì, una società, un gruppo di colorist, cioè un posto dove tu vai, ti scegli il tuo colorist, ognuno ti fa, c'è il proprio reel, ti piace più lui, ti piace più lui, e scegli. E talvolta magari, perché no, intercambio, cioè se devo se mi serve una mano per chiudere un progetto e non posso, magari chiedere aiuto. Quest'ultima cosa nello specifico non è facilissima, ci siamo resi conto col tempo. In Italia è difficile che se chiamano me riesco a dare il lavoro a un altro. E un po' lo capisco, a volte no. E con l'estero siamo riusciti a fare dei lavori invece a 8 mani addirittura. Abbiamo fatto una serie americana di sport di strada legata alla musica, girato in diverse città d'America, una serie di documentari, docu-fiction, e ci siamo fatti un episodio a testa. Ed è stato molto figo, anche perché ognuno di noi ha messo uno stile leggermente diverso in ogni... Certo. E questo era un po' il nostro obiettivo. E in Italia è complicato, non ci stiamo riuscendo, va bene così, non è un problema, però non lo so, poi noi abbiamo anche diversi... siamo a diversi livelli, noi siamo... al momento siamo 7. In particolare, cioè, tutti quanti senior colorist tranne 2 che sono a un livello leggermente inferiore, quindi magari loro spesso ci aiutano nei progetti più grossi o vanno avanti da soli, comunque, però ecco, se serve possiamo sicuramente avere un aiuto da loro, certo. E l'altro motivo per cui abbiamo fatto il collettivo, detto proprio in maniera schietta, è anche la questione tariffa, cioè facciamo non un cartello, però quantomeno facciamo sì che più o meno i prezzi del mercato rimangano gli stessi, e cerchiamo di non farci, diciamo, concorrenza sleale. Sì, più che altro poi rischi che il mercato vada, no, verso il basso sempre di più, tu chiedi un po' meno, tu chiedi 50 euro in meno, invece se tutti più o meno quelli che stanno allo stesso livello chiedono la stessa cifra, e poi sì, per carità... Sì, poi ognuno è libero di fare il suo prezzo, però giustamente almeno tra voi che siete più o meno nello stesso livello, avete più o meno gli stessi clienti, che insomma se non pescano te pescano lui, almeno avete tutti lo stesso livello, uno standard, esatto, almeno il cliente non può dirti, perché è successo a volte, il cliente non può dirti: ma come, io ho chiamato e mi ha chiesto 200 in meno, ok, cioè non è possibile, perché noi chiediamo lo stesso. Quindi voi avete scelto che c'è una tariffa fissa per chi lavora, diciamo, con Not Bad Collective. C'è una tariffa fissa, sì, noi siamo divisi ovviamente senior, come dicevo, e mid, junior, cioè abbiamo una tariffa diversa per ognuno e per il progetto, per tipo di progetto. Sì, cioè, intendo più o meno magari aggiornata, ovvio che un documentario, una serie o un film non è che viene calcolato così, ovviamente fai un pacchetto magari. Più o meno aggiornata. Ok, no, ridevo all'inizio perché anch'io, diciamo, noi abbiamo fatto una specie di collettivo, ma non tra... diciamo tutti i direttori della fotografia, ma essendo tutti liberi professionisti, c'era io che facevo direzione della fotografia, Aurora, la ragazza che dicevo prima, la regista, montatore, colorist, essendo che tutti lavoravamo più o meno sugli stessi ambiti e volevamo insomma provare a collaborare, abbiamo provato a creare questo collettivo anche noi, però il fatto di far capire alla gente anche del settore che un collettivo non è un'azienda, ma è semplicemente un insieme di persone che lavora bene insieme e vuole lavorare insieme, è molto complicato. Devo dire che la cosa bella, infatti, del collettivo è che comunque si lavora insieme, però si ha anche una certa libertà di poter anche scegliere di fare anche magari dei lavori personali senza ledere magari agli altri. Quindi, come dici tu, magari fare... Fare il cortometraggio o fare magari la fiction un film, una narrativa, ovviamente magari non rientrerebbe di per sé nel collettivo, però magari puoi farlo senza alcun problema, magari lo rifai rientrare dentro come progetto del collettivo, anche se magari non è direttamente collegato magari all'idea iniziale, diciamo, del progetto. Sì, in Italia è complicato non farlo passare. Diciamo che noi all'inizio ci abbiamo messo un po'. Adesso è abbastanza chiaro che siamo un gruppo di freelance, che è proprio la nostra definizione. Però, per esempio, noi, ti dicevo, siamo noi tre fondatori, poi in più c'è
Walter Cavatoi, che è un altro senior colorist che non vive a Milano e spesso lavora all'estero, ha lavorato tanto in Middle East, insomma lavora in giro. E poi c'è Leonardo Masuero, che era il mio assistente in Edi e adesso è un mid senior color, cioè comunque è uno che lavora tantissimo, fortissimo, con progetti di moda, musica. E vive a Milano. E poi c'è Giorgia Ripa, che lavorava in Proxima qui a Milano, anche lei è diventata freelance. E ultimamente si è aggiunto, abbiamo fatto entrare Joshua Borril, che è un colorist sudafricano, si è trasferito da poco a Milano. E ci piacevano tanto i suoi lavori, ci piaceva tanto lui come persona. Per noi è una cosa fondamentale che la persona sia adatta, cioè uno dei principi del collettivo, visto che non ci sono interessi economici, non siamo una società, ci dobbiamo trovare bene, cioè dobbiamo essere un gruppo sereno, certo. Questa è stata un po' la chiave. Anche la fortuna di essere appunto magari un collettivo e non un'azienda, il fatto che magari uno può lavorare anche da remoto, cioè nel senso uno può anche dire io vivo dall'altra parte del mondo ma comunque posso lavorare, collaborare e a fare un gruppo di lavoro insieme a voi. Poi ovvio che magari la presenza ogni tanto è necessaria, come hai detto tu, per una questione di anche solamente di teamwork o comunque a livello umano. Però comunque questo non vieta che magari uno possa lavorare da remoto da un'altra zona del mondo. No, non sono un patito, ma non lo vieta. Ok. E comunque questo per dirti che all'inizio, quando sono entrati anche Michele Ricosta o Walter Cavatoi, che lavorano molto all'estero, hanno avuto problemi a far capire che Not Bad era semplicemente un collettivo e non una post-produzione, perché loro magari avevano accordi di esclusiva con le post-produzioni. Ok. Quindi all'inizio ci sono successe delle cose per cui tu non puoi far parte di un altro gruppo, ma noi non siamo niente, di fatto siamo un gruppo di freelance. Cioè, poi un po' di tempo la cosa è passata. Bravi, perché è molto molto complicato. Sì, diciamo che un punto secondo me fondamentale è stata la verticalità. Non so se il tuo gruppo era... cioè noi siamo solo colorist. No, quello è un po' il problema, infatti, perché alla fine la gente ti vede come una produzione, ma in realtà quello è fatto per magari dici ok, lavoriamo bene insieme, però magari nessuno dice voglio mettermi in una società, voglio investire, perché magari dici voglio comunque avere la possibilità di fare i miei progetti, avere comunque la libertà magari di sperimentare su altro, cosa che magari ovviamente un'azienda per essere sostenuta a livello economico non è sempre facile riuscire a avere questa libertà, diciamo. Quindi la nostra idea era quella. È oggettivamente complicato poi far capire questa cosa qua, però insomma è giusto provarci, secondo me è stata comunque buona idea. Nel tempo, secondo me, all'estero funzionano determinati discorsi, per cui è come le agenzie, gli agenti di talent di post produzione, no? Qui in Italia ce ne sono, adesso stanno nascendo, però non c'erano, all'estero è pieno, cioè noi i colorist possono, Diego ha un'agenzia che lo rappresenta in Germania, cioè all'estero funzionano cose che qui ancora non vengono capite. Non esistono proprio, o comunque stanno iniziando adesso. Esatto. E una domanda un po' più nerd, dato che tu hai fatto tanti VFX, come funziona, diciamo, la color su degli effetti visivi, effetti speciali? Cioè, non penso sia... cioè, comunque cambia un po', forse anche parecchio, da quanto riguarda la color su un prodotto puramente, diciamo, registrato dalla camera. Sì, è una domanda molto complessa, perché si aprono, come sempre, diverse opportunità. Allora, il workflow, più corretto sarebbe comunque lavorare in color su dei file il più simile possibile al girato. Ok. Anche con l'effetto applicato. Mi spiego, normalmente quando arriva, parliamo di un lavoro standard di compositing, un green screen, una cosa così, la cosa migliore è mandare, esiste un reparto chiamato Digital Lab, tendenzialmente, che fa quelle che si chiamano estrazioni, ovvero prende gli shot che vanno lavorati in VFX direttamente dal girato, interpretandoli nella maniera corretta, e poi apro una piccola parentesi sulla maniera corretta, e li esporta per i VFX, che quindi lavorano su un file flat, senza color, così come arriva dal set, e viene riesportato per il colorist identico a come è arrivato loro. Quindi in teoria il colorist si ritrova un file flat completamente lavorabile.
Questo vale più o meno sempre, ma ci sono delle eccezioni. Ci sono delle eccezioni perché dipende un po' dal tipo di integrazione, per esempio, di lavori di 3D che vanno fatti, o ad esempio se devi aggiungere degli effetti dei particellari o degli effetti che interagiscono con la luminosità o dei neon. Ok, mi viene in mente perché ho fatto dei spot per Sky dove c'erano tanti neon. In quel caso, cioè, diciamo che si valuta sempre all'inizio. Qual è la situazione di ogni singolo shot? Perché alcuni conviene farli arrivare ai VFX successivamente, cioè dopo la color. Altri, perché è più facile per chi fa l'effetto andare magari a bilanciare un neon aggiunto su una scena che ha già un'esposizione e una luminosità decisa, ok, alla fine, ad Certo. esempio. Altri è meglio farli lavorare invece dal file flat e farli arrivare dopo alla color, che quindi poi bilancia ed integra tutto, e eventualmente aiutati noi colorist da quelli che si chiamano alfa, ovvero da maschere che ti dà direttamente la post-produzione di VFX, dove il colorist può andare a lavorare in determinate aree già separate all'interno del file. Ok, se aggiungi un gorilla su una scena, ho la possibilità di lavorare separatamente senza dover io mascherare o fare chiavi Certo. sul gorilla piuttosto che. Okay. In altri casi è necessario un doppio passaggio, quindi io faccio un pre-grade perché magari, non so, c'è un green screen e i contributi che vanno dietro sono stati girati in lineare, cioè quindi vengono girati in maniera diversa da quello che a te arriva dal set. Quindi io vado a bilanciare il girato su quel contributo, più o meno. In compositing, durante la lavorazione VFX, vengono ovviamente bilanciati ed integrati al meglio, e alla fine ci sarà probabilmente un secondo passaggio in color per quello che si chiama il final touch, quindi andare a dare un look definitivo e migliorare l'integrazione il più possibile. È una cosa complicata, cioè la parte di estrazioni, quello che ti dicevo prima, la parentesi che volevo aprire è una parentesi gigante, perché ci sono alcuni, bisogna avere piena conoscenza dei file RAW che le varie camere girano, perché non è sempre ovvia l'interpretazione corretta del file. Se conosci, per esempio, ad esempio la RED, come immagino tu conosca, i file della RED hanno una quantità di informazioni di metadata dentro che, una volta esportati, non sono più recuperabili, chiaramente. Cioè, se io esporto una sequenza NDPX da un file RED, quella è. Se io poi ho esportato quella sequenza in un color space sbagliato, e lì poi cioè, è complicato, Certo, perché ci non riesci più a nascono tornare mille indietro. problemi. Eh? Non riesci più a tornare indietro, quindi non sai Non cosa. riesco più a tornare indietro e non riesco più. Diciamo che io contemporaneamente in genere procedo con la color correction e alla fine riapplico la color di quello shot sull'effetto che mi arriva. Se Ok. ovviamente lo spazio colore che è arrivato a loro è sbagliato o è diverso da quello che decido io, ok, non mi torna niente. Quindi sì, puoi fare delle conversioni, dei trick, ma non è la maniera ortodossa. Per cui la Bibbia del colorist vuole che all'inizio di un workflow di questo tipo ci si confronti banalmente, quindi dire: ok, io i file RED li lavoro sempre in log3g10, cioè voglio delle caratteristiche che siano rispettate, così poi alla fine torna tutto. Ok, quindi sì, immagino sia molto complicato, però è più una curiosità perché è un mondo che effettivamente tutti vediamo perché ormai i VFX sono ovunque intorno a Sì, sono noi ovunque. ed è difficile magari comprendere come viene tutto il workflow. Quindi Sì, è un'ultima. Certo, complicato, però è un lavoro proprio, cioè per me è un lavoro. certo. Chi fa Ma il Digital Lab fa un lavoro per fondamentale. esempio, però se tu devi colorare qualcosa, ovviamente il file che ti viene dato, insomma, da chi fa VFX avrà comunque dei colori che sono già stabiliti, quindi tu magari vai a gestire diciamo, l'intensità del colore. No, come funziona? No, dipende da qual è il workflow che hai scelto all'inizio. Se loro lavorano su un file flat, quindi sul girato RAW, immagino il file grigio classico che si è Sì. abituato a vedere dopo la registrazione, loro utilizzano una LUT in visualizzazione, giusto per avere un'immagine linearizzata, si dice, no? Da log to lin, e che abbia quindi un contrasto sensato dei colori piacevoli e tutto quello che sai. E alla fine, prima dell'export, disattivano la LUT in visualizzazione ed esportano il file. Ok, quindi se tu poi che decidi tutto, Sono diciamo, io dei poi che colori, faccio, eccetera. ovviamente, l'operazione di log to lin, di linearizzazione, dovrò comunque farla, ok? Ok.
Quindi più o meno il risultato che loro hanno visto fino a quel momento sarà vero al 30%, 40%, però è comunque Una buona base. una buona tara, cioè riescono Certo. a, capito, che non lavorano su un file decontrastato, perché altrimenti sarebbe impossibile fare qualunque cosa. Certo. E per quanto riguarda invece, hai tirato fuori Red, volevo giusto capire, le camere c'entrano tanto? Cioè il file delle camere per voi Colorist fanno la differenza? Fondamentale, E sì. il tuo file preferito, diciamo, su cui ti trovi molto bene a lavorare? In assoluto l'Alexa. Il mio Ok. preferito di oggi è l'Alexa 35, che è la nuova camera uscita L'ultima per film. camera. Beh. L'ultima, se si siede, sì, è in assoluto la mia preferita. Ma proprio come palla, l'Alexa ha sempre vinto, proprio come... è una questione di gusto, Certo. presumibilmente. Però, diciamo, se vuoi un look, se vuoi raggiungere un look morbido, cinematografico, quello che viene, look cinematografico ormai ovunque. Però in effetti ti dà. Sì, è molto pastosa, ecco, sì, in gergo è densa, è veramente un file incredibile su cui lavorare, cioè il migliore per Quindi riesce a fare molte più, diciamo, me. Sì. modifiche, quindi a gestirlo molto, in maniera molto più ampia in confronto magari ad altre camere. È che è già un bel file, cioè magari nella Red hai paradossalmente più possibilità, perché ti ripeto, i metadata della Red sono tantissimi, e puoi veramente lavorare un file Red come se stessi sul set prima di debaglierarlo, però poi la resa finale secondo me non ha paragone. Poi è anche legato un po' al gusto, se ti piace, che tipo di prodotti, che anche che tipo, se fai uno spot di auto, per dire, magari l'Alexa potrebbe non essere la cosa più, la scelta migliore, magari scegli una Venice, non lo so, cioè Certo. dipende un po' anche da quello che fai. A gusto mio, il materiale migliore su cui mi trovo a lavorare è sempre quello dell'Alexa. Ok, riprendo adesso un'altra domanda fatta dalla community, una persona che tu conosci, con cui hai lavorato, che abbiamo parlato anche prima di iniziare a registrare, cioè Alessandro Mattiolo, che Sì. ti fa una domanda che probabilmente ti è già stata posta, però è molto interessante per il futuro un po' del tuo lavoro, ma in generale del nostro lavoro. Parliamo di AI, quindi intelligenza artificiale. Ti chiede cosa pensi, diciamo, dell'AI dal punto di vista della color, se la macchina può superare l'uomo oppure si limiterà a copiare, diciamo, il metodo dei grandi colorist. Allora, è un discorso gigante questo. Ah, E almeno io una non tua opinione, diciamo, che ti sei ho fatto fino un'opinione breve, sì. adesso. Allora, diciamo che io sono mesi che sto sperimentando Color Lab AI, non so se conosci. È un software che ti consente di ricreare delle LUT, dei look partendo da una reference. Ok. Spiego, io prendo una foto, ho un girato, gli dico la voglio uguale, ok? Ed è una cosa fighissima. E l'ho usata tra l'altro proprio con lui, forse, non mi ricordo se, vabbè, comunque proprio con Alessandro. E la cosa bella è che funziona, ed è anche un po' spaventoso. Lui praticamente ti ricrea anche una struttura nodale che tu puoi ritrasportare direttamente, c'è cioè un workaround facilissimo per tornare su Resolve. Hai tre nodi, ovviamente, nodi statici, non dinamici, è come fosse una LUT, Certo. però è effettivamente fatta a nodi. Però ha dei limiti, cioè se tu giri, non so, un totale di un posto al sole e poi la reference Joker non torna, non viene comunque, cioè non Certo, so come ok. dire. Io con gli OPU qui ho fatto un paio di OPU qui ho fatto questi tentativi, cioè che io mi davano delle reference o le sceglievamo insieme e poi dicevo a loro: mandatemi il primo shot che avete girato, cercando di farlo però pensando alle reference, cioè, o anche viceversa, conoscendo le location, datemi delle reference che più o meno abbiano le stesse caratteristiche. In quel caso funziona. Quindi sì, è uno strumento potente, per certi versi preoccupante forse, cioè, non lo so, onestamente non so dirti quanto sarà uno strumento utile o quanto a un certo punto mi toglierà il lavoro. Questo qui è un dubbio che è un po' m'attanaglia, ma penso che ci sarà sempre un'impronta umana fondamentale in quello che faccio, perché credo sia. Penso che a un certo punto ci sarà una grossa divisione tra prodotti di fascia bassa e prodotti di fascia alta. Cioè, tutti i prodotti
un po' più easy, con budget più bassi, con richieste meno, con meno pretese, verranno fatti probabilmente interamente con intelligenza artificiale. E tutto il resto, secondo me, no, non verrà sostituito. Cioè, alcune cose, ho fatto delle cose di cui un pochino mi sono preoccupato, ho lavorato, ho dovuto fare uno spot in cui un solo oggetto doveva essere a colori, che era il prodotto, e tutto il resto in bianco e nero. Normalmente, quando la situazione è così complicata su shot in movimento, io mando tutto ai VFX e mi arriva poi il livello, cioè mi arrivano due livelli, quello che ti dicevo Certo. prima, mi arriva il livello con l'alfa, e quindi io lavoro Certo. su un rotoscoping già fatto. Su Resolve hanno integrato questo strumento di Magic Mask da un po' di Sì. tempo, ed effettivamente un paio di shot li ho fatti io ed erano perfetti. E non mi sono impegnato minimamente, non è nel mio lavoro, Hai non lo premuto volevo un nemmeno tasto, fare. hai premuto un Non lo tasto in volevo realtà. nemmeno fare, cioè io ho Certo. anche detto quando ho consegnato, questo è il mio risultato, ovviamente io poi vi darò due layer, fateli fare al compositor, e invece è andato in onda il mio. Quindi sicuramente ci sarà un appiattimento, cioè qualcosa che dovrò necessariamente, mi troverò a fare anche se non voglio, quindi ruoli che magari non so necessariamente i miei, ma così come magari un montatore, ammesso che non monteranno con l'intelligenza artificiale, ma se un montatore gli chiederanno mi serve ricreare un look di color base senza troppe pretese, presumibilmente lo Lo farà farà senza senza grossi problemi. problemi, certo. Quindi preoccupato, ma non troppo. No, un po' perché credo che soprattutto nel nostro campo, cioè l'intelligenza artificiale si è cibata fino adesso di quello che abbiamo fatto noi. Fra 20 anni dubito che si potrà cibare soltanto di quello che ha fatto lei stessa, non so se mi Certo, sono spiegato, però sì. ci dovrà comunque essere un qualcosa da cui attingere che non sia così autoreferenziato. Certo, senza contare che poi appunto noi gli abbiamo dato le informazioni, quindi magari non avranno, speriamo che non avrà anche la possibilità di avere un pensiero proprio talmente potente da riuscire a creare qualcosa che noi Esatto. non abbiamo ancora pensato come facciamo Sì, noi umani, il insomma. rischio è Certo, quello. Il rischio è quello, sì, un po'. ok, bene, io direi che siamo arrivati alla fine. Ti ringrazio Ok. per questa intervista, è stato molto interessante, ci ha fatto scoprire un sacco di cose interessanti. Grazie. E invito tutti ovviamente a seguire Danilo su Instagram e a seguire anche NotBad Collective e tutti i loro lavori. Grazie Danilo e noi ci vediamo. Grazie a te. E noi ci E vediamo a... spero. Ah, vai pure, scusa. No, grazie a te, spero di non avervi annoiato, ecco. No, sicuramente no, era una delle figure, diciamo, richieste, quella del Colors, quindi sicuramente sarà Bene. super ascoltato e sarà interessante per tutti scoprire qualcosa di più. E io vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto e ci vediamo alla prossima puntata di Backlight, il podcast che fa luce sulla cinematografia. Hai ascoltato Backlight, il podcast che fa luce sulla cinematografia. I nuovi episodi escono martedì e venerdì. Le interviste sono divise in tre episodi brevi più l'episodio completo, che puoi anche seguire in versione video su YouTube. Ci vediamo al prossimo episodio.